A più tardi uscita la macchina. Alla chiusura, a all largo di tutti, Storm Gar impegna proprio solo Barar per il comando. Insiste l'allievo di Luca D'Angelo. Sopravanza l'avversario, all'attacco della piegata scende lungo i birilli. E così lo Storm al comando. Cavalli al completamento della piegata. Storm Gar, solo Barar. Sector al largo, poi Sibilla Egral. Si va dopo 400 metri di gara, I 400 se ne vanno in 30 e mezzo e solo Barar gradatamente si presenta su Storm Gar. Cavalli davanti alle tribune. Solo Barar prosegue nel suo sforzo. Sta passando dopo 600 in 45, un po' di spiccioli. Solo Barar al comando. Rimane in asino al vento sector. Che si trascina a Saint John, very nice, e così il buon gallo ha al comando il suo galoppa. Storm Gar. Attenzione, un minuto e un po' di spiccioli, e così si elimina Storm. E solo Barar nei confronti della Sibilla con al Salki Saint John, very nice. Gli altri due hanno avuto gravi problemi. Chilometro in 14,7, 500 alla meta, allunga ancora bene. Il leader mantiene il comando. I quattro anni affrontano la curva finale, deve essere un po' svegliato solo Barar, una frazione in 14 9, Gallo mette mano alla frusta con il suo solo Barar, poi la Sibilla rimane solo Gengioni, Very nice, insegue Sector. Si completa la curva finale, solo Barar però riparte nei confronti di Sibilla, solo Barar, forse oggi un po' pigro alla primavera. Fa questo ed altro, solo Barar non poteva perdere, non ha perso bene la Sibilla nei confronti di Sector 1.59-9, leggo sul tabellone da tarare vediamo un po' se il, il tempo sia ufficiale. Comunque solo Barar facile 1,81 la quota, bene nelle mani del giovane Gallo che passa dopo 600 metri. Peccato per l'errore di. Storm Gar che sicuramente poteva dire la sua. Per il momento è solo lui in pista, solo Barar. Facile, alla meta.